Questa invece è, tu sei anche arrangiatore, compositore, produttore, e questa musica l'hai scelta tu? Cos'è? Sì, questo è il disco Mina Fossati, fatto nel 2019, due giganti insieme. È stato per me come musicista un onore poter lavorare a questo disco, che a me piace molto, tra l'altro. Bene, grazie di avercelo ricordato, di avercelo fatto ascoltare. E ovviamente abbiamo Massimiliano Pani, figlio di Corrado Pani, figlio di Mina, e peraltro protagonista alla nascita del caso che l'epoca sconvolse tutte le cronache, perché papà era sposato. Beh, quando... Io non ho colpa. No, tu no, protagonista involontario, però certo. Insomma. E diciamo, forse le lotte delle donne passano anche da quell'episodio lì, perché fu anche un gesto di grande coraggio e di grande libertà che i tuoi genitori fecero, quello di metterti al mondo, no? Mi è stato raccontato, non da loro, perché poi è diventato un caso talmente grosso che per forza è diventato cronaca, sai, non c'era il divorzio. Mio papà era già separato, ma non c'era il divorzio, quindi avere un figlio da un uomo sposato era una cosa gravissima. E mia mamma però ha affrontato lo stesso questa cosa in nome del suo amore, ha avuto coraggio, ne ha pagato le conseguenze, perché poi fu cacciata dalla RAI. C'è tutta una serie di cose che oggi sembrano incredibili, ma allora successe. Poi ci arriviamo, perché è un argomento che mi sta molto a cuore, però prima partiamo da loro due, Mina, Corrado Pani, li vediamo in questa clip. È l'uomo per me, fatto apposta per me. L'impressione che ho avuto io è che questa ragazza non abbia avuto nulla o quasi da lui. Non sapeva neanche del testamento finché non gliel'ha detto la polizia. Mi sembra poco credibile. E invece è la verità. In un attimo tu sei grande, 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 le mie pene non me le ricordo più. Sì, sicuro. Guarda, guarda, guarda come drizza le orecchie. Se ci sappiamo fare, stasera si potrebbe organizzare un'altra bella serata come quella della Bovina. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì. Per facilitare la dimostrazione disse che lui dovevano metterla fuori da ogni dubbio, fosse pure un'ombra d'un minuto. Io? Lilianuccia mia, ma che stava a fare gli scherzi? C'era questo era il pasticciaccio, Rocco e i suoi fratelli, quello era il pasticciaccio, sì, da Gadda. E facciamo un passo indietro, torniamo a parlare di papà, perché da quello che ho letto dai tuoi racconti, lui doveva essere una persona con un carattere davvero particolare, peraltro nato alla vigilia della guerra nel 1936, con un papà ufficiale dei carabinieri morto proprio durante il secondo conflitto. Sì, lui è tornato a casa dal campo di concentramento perché gli ufficiali vennero, gli ufficiali del re. Dopo l'8 settembre. Sì, dopo l'8 settembre, chi non avesse voluto rimanere con la Repubblica di Salò andava in campo di concentramento. Lui scelse quello e tornò a morire a casa di 35 kg, però riuscì a morire a casa. Però mio papà, insomma, da bambino, piccolo, era già orfano. E quindi te lo raccontava questa cosa gli ha dato... Te lo raccontava il rientro di suo papà dalla guerra? No, me l'ha raccontato mia nonna, mia zia. Lui viveva questa cosa di essere orfano come una grande ingiustizia, come se l'avessero fatto contro lui questa cosa, che invece è una cosa purtroppo del dopoguerra di tanta gente, che però gli ha dato una grande forza, una grande spinta. Quella generazione lì erano degli uomini molto tosti, molto pieni di vita, di voglia di fare, di voglia di mangiarsela questa vita regalata in qualche modo. Sicuramente avevano tante difficoltà, ma ne hanno fatto una forza di queste difficoltà. E poi insomma comincia, cresce con la mamma e con la zia, va in collegio, in un collegio romano cattolico, e a un certo punto comincia a fare, aveva una bella voce, forse amava recitare o lo faceva più perché così voleva appunto magari distrarsi dal collegio? È stato bambino prodigio proprio, cioè faceva le voci alla Radio Vaticana di tutte le parti dei bambini. Beh, vabbè, che delizia. E cominciò proprio piccolo a fare il doppiatore, a fare la radio, e poi faceva le voci dei personaggi bambini dentro i film della Disney. Peter Pan. Peter Pani, era il suo proprio quel ruolo lì, e tanti ne fece. Da lì in avanti iniziò a farla attore giovane, poi il primo attore, eccetera.
E lo faceva, ripeto, perché amava recitare, aveva la passione della recitazione o anche perché era un modo per conoscere, per uscire, per divertirsi? No, lui ha sempre amato questo lavoro. E l'ha fatto fino all'ultimo. Lui amava il teatro, poi ha fatto televisione, cinema, il doppiatore, ma la verità è che lui amava il teatro. Quindi ci si è trovato da ragazzino e da bambino addirittura e ci si è formato, ci si è plasmato. E giocava anche a rugby? Da ragazzo sì, ha giocato anche in Serie A. Abbiamo anche delle foto, probabilmente, o la tessera dell'epoca. Sì, ha giocato anche in Serie A. E poi, abbiamo visto Rocco e suo fratello, era il 1960, quindi davvero giovanissimo, e poi arrivano gli sceneggiati TV, mai troppo ricordati, gloriosa storia del servizio pubblico. C'è, in questa clip che vediamo, i fratelli Karamazov e c'è anche Bellamy. Lo dico perché sono due o tre miei romanzi preferiti, quindi faccio questo coming out. Vai. Forse questo vestito ti sta un po' stretto, caro. No, non mi è stretto. Mi sta giustissimo. Ma la colpa è proprio di questo vestito. Mi sono successe delle cose stranissime da quando lo metto. Dal giorno che l'ho messo la prima volta, non sono stato più io. Carogna. E tu gli tieni mano. Non vuoi parlare. Bada che io non scherzo. Tu mi conosci? Perché vi accanite tanto contro di me che non c'entro? E la pistola? In mare. Come volevate. Tracce? Nessuna. Sicuro? Io sono un professionista. Bene. Per lei. In biglietti da 5. Come va? Lo vedi, no? Però si sta bene qui. A Parigi siamo in pieno inverno. Nevica, piove, grandina. Alle 3 già buio. Bisogna accendere i lumi. Che cosa ti raccontava del suo essere diventato un attore peraltro amatissimo anche dal pubblico femminile, no? Arrivavano bigliettini. Ma lei ha avuto quella stagione degli sceneggiati TV dove era molto popolare, cioè lui, Orsini, erano diventati dei divi proprio. Anche perché entravano nelle case di tutti gli italiani, poi ovviamente erano anche delle pièce teatrali meravigliose, erano tutti bravi, cioè c'era tutta la generazione dei migliori attori di quell'epoca, con grandi registi, eccetera. E finita quell'epoca lì, siccome non si faceva più il teatro in televisione, lui ha detto vabbè, allora basta televisione, con grande serenità ha fatto solo teatro. Con Ma lui trailer, proprio peraltro. Ha avuto sempre una grande capacità di essere libero nelle sue scelte, non si è fatto mai influenzare molto dal fatto di perdere la popolarità uscendo dalla televisione. È una sua forza questa. E peraltro il teatro per lui era anche una religione, no? C'è un aneddoto che riguarda una volta in cui degli studenti erano un po' indisciplinati. Lui cosa gli disse? Oh, vabbè, sai, il suo caratteraccio poi veniva fuori. Lui non piaceva il fatto che uno fosse obbligato ad andare a teatro, come succede appunto, no? Con le scolaresche, quando fanno le mattinee, eccetera. E quindi lui iniziava, non mi ricordo, ma un Riccardo III credo, forse iniziava di spalle alla platea, appoggiato al trono, e aspettava il silenzio mentre Fotto mormoravano, urlavano, facevano di tutto. E a un certo punto si è girato, ha detto qualsiasi cosa e ha zittito la platea. L'hanno denunciato in 3 o 4. Come denunciato? Sì, proprio denuncia. Denuncia perché? Perché aveva... Perché era stato un po' colorito, però lui partiva sempre che aveva ragione. Poi aveva, diciamo, un carattere talmente forte che poteva sembrare passare dalla parte del torto. E questo caratteraccio con te come si esplicava? No, ma lui era molto democratico, nel senso lui era così con tutti. E questa cosa, una volta capita, è stata anche accettata da me, cioè senza problemi. Cioè lui era così. Prendere o lasciare. Peraltro con Dostoevsky aveva in comune anche la passione del gioco. Lui era tirchissimo. Proprio come tirchissimo? No, lui era tirchissimo. Ma eppure perché, secondo te? Poteva perdere qualunque cifra al gioco e non gli portava. Ma tirchio tipo che ne so? Se no, non conto, una volta sono andato a trovarlo, mi sembra a Parma, che stava recitando. Tutta la compagnia era in un albergo. E lui invece era in un'altra stanza di un altro albergo senza riscaldamento perché gli avevano messa la metà.
E lui aveva la prima paga, era il primo attore. No, faceva queste cose. Poi magari andava al casino e poteva spendere qualunque cifra. Perché secondo te? Non lo so, era forse un gioco, si divertiva, un vezzo. Corrado, Mina e Massimiliano, vi vediamo insieme e poi arriviamo a quello che abbiamo definito già all'inizio, lo scandalo del 1963, quello della tua nascita. Vediamo. La cosa di te che piace di più alla gente? Non lo so, ma mi trattano con un'infinita tenerezza, come se fossi una di famiglia, ecco. È stata una mia amica tutta la vita, ci sono andato sempre d'accordo, piacere. Certo, come persona umana mi piace moltissimo. È una donna che stimo moltissimo. E grazie anche di queste foto magnifiche. E 1962 si incontrano, no? Tuo papà era sposato ma già separato con un'attrice, credo. E aveva già fatto Rocco e i suoi fratelli, quindi insomma era già un attore sulla rampa di lancio. Mina era già Mina, un ragazzo e una ragazza, cinque giovanissimi, lui aveva 26 anni e lei poco più di 20, no? 20. E si incontrano e si amano e decidono di mettere al mondo un figlio. È così? Volevano proprio un figlio anche maschio? Guarda, a me non me l'hanno mai raccontato, ma mio papà diceva di volere un figlio maschio sempre. Mm. E di volerlo da lei, e così è stato. Perché proprio maschio? Ma forse perché proprio così, il retaggio della sua generazione, cioè comunque erano degli uomini cresciuti nel mito dell'uomo, insomma, prestante, forte, intelligente, leader, e quindi per lui avere un figlio maschio sarebbe stato meglio, ma però poi magari si sarebbe trovato benissimo anche con una femmina, non lo so. E per te è stato sfidante avere comunque un papà che appunto voleva un figlio, ho letto in un'intervista, come una proiezione di sé? Ma mio papà era molto ego riferito, un uomo molto intelligente, con una personalità fortissima, di grande fascino, però è ovvio che il mondo girava attorno a lui. Se tu eri in quell'orbita, bene, se no no. E tu come facevi a stare in quell'orbita? No, io mi sono trovato bene con lui da quando sono cresciuto un po' e che lui mi ha accettato come interlocutore. Prima? Fin da bambino non era roba per lui, insomma. Però era molto sincero, non è che ha mai fatto finta. E da bambino chi è che suppliva? Tua mamma? Beh, io sono cresciuto con i nonni materni, con mio nonno Giacomo e mia nonna Regina, e con mia mamma, e poi vedevo papà e il resto della famiglia Pani durante le vacanze. Però lui era affascinante nel suo essere assolutamente incapace, però era molto divertente. Ma da bambino te ne rendevi conto che il suo essere incapace era affascinante? Sì, perché, non so... Così intelligente in una vacanza, già da bambino? No, però mi rendevo conto che lui non faceva apposta, quello già mi rendevo conto. Cioè, fai conto, una vacanza, 7 anni... Lui usciva alle 9 di mattina, tornava alle 9 di sera. Io devo fare 3 pasti in quel lasso di tempo. Solo che lui non si rendeva conto. Cioè lui andava avanti a fare la sua giornata come la faceva normalmente. Ma non era cattiveria. Cioè era proprio... E tu non avevi fame? Avevo un po' di paghetta e andavo a comprarmi la Nutella. Ho mangiato tutta Nutella e basta per quei giorni lì. Ma io ero contento. Cioè mi sembrava di essere in libertà vigilata, in quanto... cresciuto coi nonni, che erano mio nonno del 14, mia nonna del 18, quindi la proiezione della loro educazione è stata quella che hanno dato ai loro figli, quindi di un'altra epoca. Lì ero in libertà totale, quindi mi piaceva anche questa cosa. La vivevi come una trasgressione, sì, insomma. Sì, mi divertiva anche. E se avevi un problema, non so, chi asciugava le tue lacrime, chi ti consolava? No, ma guarda... Succede, a bambini succede, litigata in classe, un ginocchio sbucciato? Questo...
quando stavo nella famiglia Lugano, ovviamente avevo i miei riferimenti, mio nonno, mia nonna, ma anche la mamma, ma con papà non c'era questo, non era previsto. Bisognava star dietro ai suoi tempi e ai suoi ritmi, ma era anche divertente, come ti dico. Poi crescendo è stato invece un grande uomo, recupero. Ma sai, un uomo che aveva un modo di vedere la vita tutto suo, aveva grande intelligenza, grande punto di vista delle cose, era molto, molto affascinante. Molto... Intelligenza e libertà, perché appunto decidono di mettere al mondo un figlio. Per tenere presente una cosa, che loro, mi sembra di aver letto e di aver capito, che Corrado Pani e Mina non potevano vivere insieme perché ci sarebbe stato il reato di concubinato, perché se un uomo sposato commetteva adulterio convivendo con una donna, era appunto reato. Era penale, sì. Aggiungo un'altra cosa che dà anche il senso di cos'erano le donne all'epoca e come venivano trattate: una donna veniva punita con reato d'adulterio anche solo se lo commetteva, cioè se tradiva il marito. Un uomo no, un uomo solo se era concubino. Comunque... peraltro, insomma, fu abrogato il reato sia di adulterio che di concubinato da una sentenza della Corte di Cassazione solo nel 68, per cui io sono del 70, riforma del diritto di famiglia del 75, pensate un po' che cosa abbiamo dovuto passare noi e le persone che si amavano, come tuo papà e tua mamma. Che cosa ti hanno raccontato del loro incontro? Qualcosa? Guarda, in verità niente. Perché, secondo te? Ma perché no? Perché era una roba loro personale, privata. Non... E tu non ho hai sempre chiesto? Avuto grande dimostrazioni di affetto e di stima e di rispetto di tutte e due per l'altro, sempre. Però non sono mai entrati nel dettaglio, sono troppo. E tu non ti viene la curiosità di chiedere a tua mamma com'è andata con papà? Ma guarda, di chiedere com'era mio papà e mia mamma non c'era bisogno, perché lo conosco molto bene. No, quindi... com'è andata con papà? Cioè, come ti sei innamorata? Ma in verità, pensa, non gliel'ho mai chiesto, però è sempre stato molto chiaro che tipo di persona fosse lui, con tutti i suoi pregi, oltre che i suoi difetti, e anche mi è sempre stato chiaro perché comunque non potevano stare insieme. Cioè non, perché non potevano stare insieme? No, perché mio papà era assolutamente infrequentabile da un punto di vista sentimentale. Cioè? È un uomo difficilissimo, poi sai anche il lavoro che faceva, era sempre via, cioè... Però è andata bene così, ti devo dire, loro si sono rispettati, stimati tutta la vita, volendosi bene. Mio papà addirittura, facendo una di quelle buttate che lui amava fare, lui amava essere sarcastico, in un'intervista mi ricordo che gli chiesero: ma lei ha lavorato con tutti i più grandi registi, da Visconti a Strehler, con tutti i più grandi attori, citando chiunque, eccetera, eccetera. Tutti i grandi artisti. Ho detto, io di artisti ne ho conosciuto solo due, Mina e Carmelo Bene. Per cui questo ti fa capire comunque come lui... il rispetto e la stima che aveva. Però ci ha messo tua madre tra gli artisti. No, ti dico, cioè, lui la riteneva una fuoriclasse, ancora più di sé, ti devo dire. Lui aveva capito quanto lei fosse, che avesse una visione ancora superiore alla sua della vita. E infatti ce l'ha. E questo, secondo te, per un uomo di quella generazione poteva costituire un problema? Cioè avere comunque una donna superiore a lui? Superiore, tra virgolette, ovviamente, eh? Ma io penso che lui abbia avuto la soddisfazione al suo ego a conquistare una donna così e poi anche rendersi conto che questa donna era decisamente più forte, più intelligente, più tutto di lui. Ma con questo l'ha sempre amata e rispettata proprio per quello. Lei diceva, io a Oriana Fallaci peraltro, io l'ho sempre voluto questo figlio, non è nato per combinazione, l'ho voluto perché amavo il padre di questo figlio, e il padre di questo figlio era d'accordo con me nel volerlo. Erano due ragazzi, e due ragazzi si sono esposti a tutto quello che doveva arrivare, che perché poi è arrivato. Lei fu cacciata dalla non poté più tornare in Rai. Assolutamente sì. E ci tornò poi diverso tempo dopo con Città vuota. La rivediamo questa apparizione. Le strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride, e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passava, ma so che la città vuota mi sembra. Ogni sera
Lo sai che la voce di tua madre mi turba talmente tanto che io non la riesco a sentire per troppo tempo, perché mi dà troppa emozione. Beh, bellissimo questo. Io sono poi non melomane, figurati. Non credo di esserla sola. Beh, certo. A te che effetto fa? Fantastico, ma poi sai, io divido le due cose. Cioè, mia madre è una cosa e lei e il suo lavoro, al quale io partecipo da tanti anni, è un altro. Quindi noi abbiamo un nostro rapporto personale del quale non parlo, e poi un rapporto di lavoro dove invece... E quindi nulla del rapporto personale entra nel rapporto professionale? Da un punto di vista professionale lei è la più grande professionista di serietà assoluta, rigore deontologico, tutto quello che ci deve essere. Quindi lì non si scherza con nessuno proprio. Perché insomma rapporto relazionale, no? Succede nelle coppie marito-moglie che lavorano insieme, madre-figlio, padre-figlio, no? Che poi magari uno trascina dei percorsi personali, sei stato bravo, siete stati bravi, siete bravi. Non lo so, forse io ho cercato, ma io ho imparato un grande rigore e amore per il lavoro dai miei genitori, da entrambi, certo. Tutti e due sono due super, super professionisti, super precisi, puntuali. Questo è proprio una religione di entrambi, ognuno a modo suo e nel suo campo. E la tua parte folle dove è finita, se c'è? No, beh, sai, io sono sempre stato molto sereno come figlio d'arte, perché avendo due genitori così grandi sapevo di non poter competere, quindi non mi sono mai posto il problema. Molto sereno, non dovevo superare nulla perché non si poteva, quindi va bene così. Saggezza. Senti, ma è vero che papà ti voleva chiamare Fanfulla? Era uno dei nomi, vabbè, sì, ma per papà fortuna poi l'hanno fatto ragionare. Chi l'ha fatto ragionare? Ma, credo mia mamma, perché con un cognome così era veramente dura poi andare a scuola. Comunque... Come era Fanfulla da Lodi, ce lo ricordiamo, no? Il condottiero sì, qualche condottiero, perché ovviamente per lui doveva essere una cosa così suo figlio, sì. Diceva, quando è nato Massimiliano ho provato una grandissima emozione, poi c'è stato un periodo in cui mi sono annoiato. Tu non te ne sei reso conto. Ma sai, è quello che ti dicevo. Esatto. Cioè, lui amava confrontarsi con i giovani uomini, con i giovani attori, con personalità, con persone che gli potessero tenere testa. Ovvio che un bambino non può, fino a una certa età. Poi dopo è stato anche divertente. Visconti di lui diceva, Corrado è uno dei pochi attori che mi commuove quando piange in scena. Riusciva sempre ad essere convincente. E poi appunto... finisce la pagina televisiva, rientra in teatro e lo vediamo qui con Streller. Io sono soltanto me stesso. E mi resta soltanto una cosa, unica e sola. La fede e il dominio sugli altri che sono tanto più di me. L'unico paradiso è sognare un trono, la potenza... E sul mio tronco svilenco posare in alto l'aureola di una sfolgorante corona. Io sono soltanto me stesso. E mi resta una gioia, unica e sola. La sete di dominio sugli altri che sono tanto più di me. L'unico paradiso è sognare un trono, la potenza. E sul mio tronco svilenco posare in alto l'aureola di una sfolgorante corona. Lui aveva una grande forza nella recitazione, ma la sua cosa formidabile era proprio quella che hai detto, il cambio di registro. Lui era capace di passare da una cosa molto intensa, molto aggressiva, a invece a un filo di voce e cambiare completamente registro. Era molto bravo a far questo. Beh, come la voce di tua madre, brava, bravissima, dal basso all'alto, correndo. Insomma, diciamo. Due numeri uno, non c'è esatto, dubbio. Esatto, non c'è dubbio. So che lui diceva tra le varie interviste una frase molto, molto insomma, interessante, perché, confermala se è vera, le delusioni per me non sono mai molto forti perché ho già pensato prima che possano arrivare, per cui quando arrivano sono già preparato. Un senso un po'... di grande disillusione della vita, forse anche derivante dal fatto che era rimasto orfano così presto. Ma lui era un po' pervezzo e un po' veramente, aveva questa cosa un po' di spregio della vita. Era molto cerebrale, quindi è vero che analizzava tutto e poi sceglieva tenendo conto anche di quello che poteva succedere in negativo. È vero, riassume abbastanza bene il suo carattere. Lo vediamo qui parlare di sentimento con Gigi Marzullo. Ho anche paura dei sentimentali. Perché? Non lo so, perché secondo me è della gente che fa delle gran frescacce. I sentimenti possono far vedere distorte delle realtà. L'amore è una cosa meravigliosa, ma non ti puoi aspettare da un'altra persona che sia tutto in positivo e tutto meraviglioso. Io non credo che un uomo diventi un'altra persona quando è innamorato. In una società come oggi
sia giusto che esistano i sentimenti, ma questi sentimenti, secondo me, vanno molto controllati, equilibrati. Dell'amore cosa ti ha insegnato? Guarda, lui aveva un suo modo di essere, di avere pudore. Lui aveva un rapporto tenerissimo e dolcissimo verso mia nonna Maria, sua madre. E poi aveva anche un suo modo di voler bene a mia zia, a sua sorella Enrica, che la pungolava, la prendeva in giro. Tutte e due caratteri molto forti. Però aveva delle tenerezze. Era capace di tenerezze nel suo caratteraccio, insomma, diciamo. E poi a proposito di donne forti, appunto, non a caso ho grande amore con Mina, ma è vero che ti diceva nelle tue interviste ti chiedono sempre di Mina e mai di me? Beh, ogni tanto capitava, diceva, ma tu non ce l'hai un padre, perché ovviamente tutte le interviste erano, ma tua madre come sei? Ma tu sei senza padre, sei nato per partenogenesi? Ma ci scherzava anche lui, cioè, sapeva che ovviamente la popolarità, quanto lei è amata, cioè, da tutti gli strati della società, è diverso da quello che può essere un grande attore come lui, che comunque la popolarità è diversa. Però ogni tanto lui seccava. Ma infatti devo dire, ti ringrazio di essere qui oggi per parlare di lui, perché lo trovo un gesto di grande amore nei confronti di papà. Ma figurati, per me è un onore parlare di lui e anche di mia mamma, ma in questo caso di lui. Ma vi siete, insomma, vi siete dimostrati l'affettività? Tu come gliel'hai detto, papà ti voglio bene? No, ma lui sapeva, ti dico, nel suo caratteraccio, però sapeva avere delle tenerezze. E poi le tante donne intorno, c'è questa storia che dice che tu con lui arresti. Un giorno lui ti mostra un bigliettino che avevano mandato. No, non è proprio così. Guarda, io avevo avuto 30 anni, cioè ero nel mio pieno del bel ragazzo, se vuoi. Esatto. E lui invece era già un uomo, insomma, in là con gli anni, non anziano, ma insomma, no? E prendiamo i cappotti che erano all'entrata, usciamo, andiamo. E lui si mette la mano in tasca e aveva 5-6 bigliettini. 5-6? Con scritto, ero con mio marito alla tua sinistra, chiamami. E gli ho detto, ma questo fa... Io niente, tu sei pieno di bigliettini, io nulla. Però perché lui veramente era, non so, aveva qualcosa che le donne venivano molto intrigate da lui. È stato uno dei belli della sua generazione. Era un po' il Brad Pitt della sua generazione lui. E ne era lusingato, con sì. Un carattere molto più affascinante, però era un uomo più... ombroso. Più tormentato, quindi anche questo probabilmente era affascinante. La cosa più importante che ti ha insegnato? Guarda, il rigore, essere una persona seria, il lavoro, non essere un quacquaraquà, ecco, tutto come l'esempio che ha dato lui. Cioè lui è stato una persona che ha amato fare le sue scelte, le ha fatte sempre, ha lavorato fino all'ultimo in teatro, ha cercato di fare il suo percorso, la sua vita, giorno, no? Seguendo i suoi interessi. La malattia come l'ha vissuta? Lui è stato malato? Guarda, è stato molto coraggioso anche in quello. Lui ha scelto di lavorare fino all'ultimo, fai conto che 5 giorni prima di morire era in scena. Ha scelto l'ultima pièce teatrale, una pièce americana, perché poteva fare un uomo seduto su una sedia a rotelle. Si chiamava Visiting Mr. Green, era la storia di un ragazzo che i servizi sociali obbligavano ad andare a casa ad accudire un vecchio malato, perché aveva fatto qualcosa, e quindi i servizi sociali lo mandavano lì. E questi due non volevano stare insieme, e questa pièce era molto bella, perché poi alla fine, ovviamente, i due si incontrano, no? E lui poteva stare seduto, perché ormai non poteva più neanche stare in piedi con un bastone. Eppure ha recitato benissimo fino a quel giorno lì, insomma. E tua mamma, so che gli è stata, come accade in tutte le coppie, dove c'è stato un grande amore e ci si è lasciati con intelligenza e con libertà, so che ti è stata anche molto accanto. Ma sì, ma loro si sono voluti bene tutta la vita, poi facendo le loro vite, ma però sempre con grandissimo rispetto per l'intelligenza e le qualità dell'altro. E sì, quando papà doveva fare delle visite, aveva delle visite che doveva fare vicino a Vimercate, e veniva, stava da mia mamma e poi lo accompagnavo, quindi lui era accudito e coccolato comunque anche da lei. E lui come te l'ha detto che stava male? Lo sapeva, se ne è reso conto ovviamente? Che erano... Sai che lui ebbe un incidente stradale molto grave negli anni 70. Gli fecero una trasfusione, non c'era l'AIDS ma c'era l'epatite C. E lui ha scoperto 30 anni dopo di avere l'epatite C, quando ormai i danni al fegato erano irreparabili. E non c'era più niente da fare. Però ti dico, lui l'ha vissuta come... ha fatto finta che non ci fosse questa cosa, fino alla fine.
Ha scelto così. E neanche a te te ne parlava, quindi non te ne... Sempre che questa cosa era una cosa che non gli sembrava giusta fosse successa a lui, no? Come se fosse una cosa che non si meritava. Non ha avuto rassegnazione, ha avuto spirito combattivo. Rabbia? Anche un po' forse, sì. Però ha scelto di dire, vabbè, allora io vado avanti a lavorare lo stesso, faccio la mia vita finché posso. E così ha fatto, con un grande coraggio. Un suo grande amico, Pino Insegno, era con lui proprio in quegli ultimi giorni e vediamo cosa ci racconta. Beh, non sapete quanto vorrei avere questa faccia. Quella voce e quella bravura. Mi devo accontentare di essere stato un suo grande amico. Sono stato abbracciato a lui fino all'ultimo secondo. Sono molto felice che ho avuto modo di camminare al fianco di questo grande uomo per tanto tempo ed essere anche un fratello di Massimiliano Pani. Lo ero già da prima, un grande amico, ma questa cosa ci ha unito ancora di più. Corrado è... Non c'è un aggettivo, ci posso pensare anche 10 ore. Potevi soltanto amarlo. Era l'uomo che ogni donna avrebbe voluto avere, sicuramente. Maledetto, bello. Sono rimasto abbracciato a lui fino all'ultimo secondo, per telefono insieme a Massimiliano, che era lontano ma era vicino in quel momento. Lui per me era molto di più che un attore. Un grande, veramente un grande. Gli voglio bene a Massimiliano, alla sua famiglia e sono molto fiero e orgoglioso di farne parte in qualche modo. Pino è stato veramente straordinario come papà, veramente. Un uomo eccezionale è stato, veramente quello che dice, è stato un suo discepolo e amico e mio papà è stato sempre durissimo con lui perché comunque lo maltrattava, diceva tu sei un buon doppiatore però non devi fare questo, non devi fare quello. E lui amava essere maltrattato da Corrado. Poi andavano insieme a vedere la partita, lo portava in motorino a vedere la Lazio, loro due. No, è stato un suo secondo figlio in qualche modo, però è stato veramente vicinissimo, veramente eccezionale. Tu non avevi pensato a fare l'attore? No, io andavo da piccolo, quando facevo il mese con mio papà in teatro, loro stavano provando e mi rendevo conto di quanto fossero bravi, no? Però non mi apparteneva. E poi una volta lui stava provando il Peer Gynt con le musiche di Grieg. Come no? E rimasi affascinato da queste musiche. Beh, io sì, già, qua ci sono delle marce bellissime nel già, Peer Gynt, già da molto piccolo era la parte musicale che mi prendeva l'anima, non recitare, insomma. E quando stavamo a Sanremo, so che poi anche tu l'hai commentata questa notizia, Amadeus ha fatto questo bello omaggio a Sergio Mattarella, rieletto da poche ore dalle Camere in seduta comune, rieletto Presidente della Repubblica, e l'Orchestra di Sanremo ha intonato Sei grande, 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 perché sappiamo che il Presidente Mattarella ama moltissimo Mina. So anche che tu hai raccontato che gli avevi mandato dei vinili, che lui ti ha poi mandato una lettera, quindi insomma... Per fortuna che abbiamo lui. Esatto. E quindi perché tutto questo, perché è nato? Perché Sergio Mattarella insieme al fratello Piersanti, che poi sarebbe stato ucciso per mano della mafia 2 anni dopo, andarono a vedere l'ultimo concerto di tua mamma appunto a Viareggio nel 1978. Romani, sì. Esatto. Con loro c'era un amico, Antonio Todaro. Lo abbiamo recuperato e vediamo cosa ci racconta. Anche quello è un pezzo della nostra storia. Buonasera a Serena Bortone e a Massimiliano Pani. Ricordo benissimo la sera dell'estate del 78 quando a Montecatini, all'Hotel San Marco, ci comunicarono che ci sarebbe stato uno spettacolo importante di Mina. Per noi fu proprio una sollecitazione straordinaria perché intendemmo subito aderire all'invito che ci era stato implicitamente fatto. Arriviamo alla Bussola e Mina, come ci attendevamo, è stata prodigiosa e al massimo delle sue capacità e di interpretazione e diciamo anche di partecipazione e di comunicatività. Ci rimase nell'anima, nel cuore, tanto che al ritorno dalla Bussola, il tragitto che ci separava da Montecatini,
fu intenso, fu diciamo, caratterizzato dal ricordo delle canzoni straordinarie sentite, dalla interpretazione fatta. E quindi si cantava Mina. La scelta di restare, tu lavori con tua mamma, la scelta di abbandonare completamente la parte delle esibizioni dal vivo, hai mai provato a farle cambiare idea? Ma guarda, la verità è che lei ha capito delle cose prima degli altri. Ha capito, dopo averla fatta, una grande televisione che stava cambiando. Quindi ha detto, vabbè, se non si possono fare queste cose, faccio altro. È stata la prima a giocare con la sua immagine, no? A mettersi la barba sui dischi, a diventare un culturista. Cioè, ha giocato con la sua immagine 20 anni prima di Madonna e 30 prima di Lady Gaga. È stata la prima a fare tante cose, la prima a fare gli LP, prima si facevano i 45 giri, poi diventavano LP. Lei ha pubblicato subito un LP senza fare i 45 giri, la prima a fare un'etichetta discografica. Insomma, la sua forza è quella di vedere le cose un po' in anticipo, che è un po' la forza di tanti grandi artisti, no? Anche artisti delle arti figurative. Si è fatto quella scelta perché va bene così, forse non ne abbiamo mai parlato, ma sai, la stagione degli stati, no? Dove tu hai questo stare insieme, gli accendini, va bene per un certo tipo di musica. Quando tu invece devi guardare negli occhi qualcuno e fare qualcosa che è melodramma poi alla fine, no? Quindi un certo tipo di trasporto emotivo tra te e il pubblico, cioè uno spazio piccolo. E forse ha capito anche lì per prima che non si poteva più fare. C'è anche un elemento di grande libertà, io credo. Devo dirti che entrambi i miei genitori, se mi hanno insegnato qualcosa, il loro esempio è stato quello proprio di fare scelte in assoluta libertà. Mia mamma ha fatto delle scelte non sapendo le conseguenze. Poi la gente la ama ancora dopo così tanti anni, i suoi dischi vanno ancora in classifica dopo così tanti anni, ma quando fece lei quella scelta, l'allora discografica, che era la EMI, ruppe i contratti e disse ok, allora se non fai pubblicità e televisione non faccio più niente. Lei fece lo stesso la scelta. E uguale mio papà, disse ok, esco dalla televisione. Entrambi hanno fatto delle scelte senza proprio mai ripensarci, senza mai avere remore né dubbi. E lei che ti devo dire è molto interessante, molto affascinante. Cioè lei per esempio ha detto non farò più la televisione e non l'ha fatta. È coerente, no? Impegnativa. Siamo in un paese poi dove tutti cambiano idea ogni 5 minuti. No, dico impegnativa, insomma, almeno a livello lei personale. Ha detto quello che ha fatto. Certo, no, dico però impegnativa a livello personale per un figlio. No, ma invece è un bellissimo esempio. Per me e i miei figli poi, perché ti dico, io nel frattempo ho due tu figli grandi. Tu sei nonno anche. Sono pure nonno, sì, sì. Così giovane già, no? Quindi lei è bisnonna. E lei è bisnonna. Ho due figli grandi che hanno grande, grande amore per mia mamma. E grande esempio anche, cioè il suo punto di vista è molto ricercato da tutti noi. Certo, è sempre per cui un po' avanti. È anche un po' guru anche nel personale? No, lei è semplicissima, senso, è solo che ha una visione. Guru in senso, io in questo intendo per guru, cioè una persona che è capace di darti un punto di vista diverso dall'ordinario. Ma guarda, a me capita spessissimo di vedere una cosa, leggere un articolo, vedere una cosa in televisione, lei dice una cosa e dico... Perché non ci ho pensato io? Perché è già arrivata alla fine di quello che potrebbe essere tutta l'elaborazione su quell'argomento. E quello è avere una testa che va a un'altra velocità. E lei ce l'ha. Mio papà a modo suo, anche lui. E nell'amore hai cercato delle donne simili a lei? No, per fortuna non ho questo Edipo, anche perché poi non l'avrei trovata. Ho avuto fortuna lo stesso. E lei è stata una grandissima mamma, nonna, eccetera. Grande amore. L'ultima domanda, la cosa più importante che ti ha insegnato? Ma guarda, dire e fare quello che con coerenza, insomma, essere una persona seria il più possibile. Acqua e sale, vai, ce la fai Jessica, sei pronta a questa prova micidiale? Subito. Perché allora, Massimiliano Pani, produttore, arrangiatore, compositore, eccetera, eccetera, hai anche prodotto questo capolavoro molto popolare della discografia... Vado? Nina Celentano. Ci sei? Memo, Mezzacella, vai. Memo, tutto ok? Ti è piaciuta l'intervista? Fantastica, poi ho avuto la fortuna di incontrare sua mamma, la casa discografica, la Rifi Record. Mio primo contratto, sono entrato in questa casa discografica, c'era lei, c'era Fre Buongusto, Leali, e sono trovato
in una confusione totale, non capivo più niente. Cioè, papà pure era pure bella, per cui tu veramente alla fine. Anche papà ho conosciuto, guarda, non mi sono fatto mancare andiamo niente. Andiamo al piano, vieni Massimiliano, ti va? Semplici un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, né che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri forte la tua moto dal motore che sento truccato. E va bene, guida tu, che sei brava più di me. Io attendo che sia amore, sai. Ma io. Ma tu. Sono con te ogni giorno. Perché di te ho bisogno. Non voglio di più acqua e sale. Mi fai bere. Con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, vuoi godere, sono io a pagare amore tutte le pene. Bravi, volevo vedere Nemo fare Celentano, però... Non mi viene bene. Guarda, però... ti devo dire che nella confusione della gente, sì. in Autogrill, uno ha sentito il disco Mina Celentano, l'ultima cosa sì. che è stata pubblicata l'anno scorso, e mi ha detto come canta sua mamma, ma anche suo papà. Ho detto, magari mio papà. No, suo papà, non è appena uscito il disco. Adesso anche figlio di Celentano. Sono. Ti ci manca! Cioè, sono figlio ti mancava anche Celentano! Geniale! Massimiliano, grazie davvero, buon momento. Bene. Salutaci la mamma e tutta la famiglia e prima del prossimo ospite non posso mancare di rivedere insieme a voi i grandi successi di Mina. Dai, lasciamoci con questa clip. Buon vento, grazie. Ritintarella di luna. Amor.